sera e ci saremo fino a venerdì dall'8, siamo partiti e siamo a Tartufo Re, il re di Torre Bruna e il Tartufo, ma penso ormai non solo di Torre Bruna, penso del nostro territorio, della nostra zona e anche del territorio nazionale. Io di questo prodotto re ho fatto un'azienda, ne ho fatto un marchio che si chiama il Tartufo di Legno. Parte proprio qui, da questo territorio, Torre Bruna, poi in Firenze sul Tirino, oggi di San Salvo. E dobbiamo dire che in questa zona sono stati davvero tanto, tanto bravi a valorizzare questo tipo di prodotto. Un paese che ha creduto sul territorio, ha creduto sul prodotto che il territorio offriva e ne ha fatto una sagra fenomenale. Sono 25 anni di sagra, 25 anni di Tartufo Re, anzi i primi 2 anni era sagra del Tartufo, poi piano piano le evoluzioni l'hanno portata sul trono ed è diventata davvero la Tartufo Re. Tartufo Re che è una manifestazione molto organizzata, molto apprezzata sia a livello territoriale che dai turisti. Infatti il nostro paese Torre Bruna si ripopola tantissimo in questi giorni e dobbiamo dire che c'è un apprezzamento davvero elevato del tartufo. Il tartufo d'estate, che volgarmente chiamiamo scorzone o tartufo d'estate, che è il simbolo di questa manifestazione, che è presente su tutte le pietanze con un personale di altissimo livello, con tanti ragazzi che hanno reso questa manifestazione non una semplice sagra, ma proprio un ristorantino all'aperto, con un'organizzazione fenomenale in cucina, con gente che si applica da una vita per questo lavoro. Torre Bruna è fortunata, è un paese fortunato perché hanno avuto i torresi, chiamiamoli così, un popolo di questo paese, hanno avuto la capacità di costruire questa manifestazione piano piano negli anni per diventare sempre più importante. È diventata importante grazie al loro apprezzamento per quello che hanno, che è il tartufo. Io sono felice del progresso, sono felice del nostro tartufo, sono felice che tutto ciò crea sicuramente un'evoluzione del tartufo in primis e in secondo del paese Torre Bruna, dell'Alto Vastese, paesi che l'inverno poverini sono dimenticati da tutti, c'è soltanto tanta neve e invece poi d'estate c'è tanta gente a sciogliere le pietanze, a sciogliere la piazza. Grazie a tutti.